Siamo dell'associazione tutela servizi ai consumatori e stiamo facendo questa attività sperimentale per aiutare da una parte i consumatori e dall'altra appunto i negozianti nella comunicazione. Per cui attacchiamo uno sticker blu ai signori di madrelingua italiana e rosso ai signori di madrelingua tedesca, esatto. Ma questo è valido per questo? Solo per il tedesco? Al momento qui, sì. Esatto, sì, è un... Cioè, ma con questo cosa vedono loro? Loro vedono, esatto, che si possono rivolgere a voi direttamente in lingua italiana. Ah. Così da evitare sprechi di Così i commercianti sanno come rivolgersi. Cioè, come rivolgersi. Da uno così, no? Uno così, glielo passa attaccare? Lasciate il volantino, arrivederci. Sa parlare in tedesco, io risposto in lei, ho chiesto, mi fate un caffè. Appena sta iniziando a fare, me lo so girato e me ne sono andato. In un punto visibile. Da cosa capisco tedesco e italiano? Dal colore, perché diamo quello blu per gli italiani e rosso, che ce l'ha lei, per i tedeschi. Se noi al momento stiamo cercando di differenziare appunto tra italiani e tedeschi, perché... Va bene l'italiano, va bene il tedesco, va bene anche altre lingue. Però io sono dichiarata nella lingua latina. Ragazzi, un gordo. Darf ich die kaufen? Io lo. Anche tu puoi. Allora, io parlo tutti e due.